Iniziamo questa conferenza stampa di presentazione di questa nuova stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino. Quindi prima di poi entrare nel merito, ovviamente passo do la parola al sindaco, nonché assessore alla cultura di Monte San Savino, Margherita Scarpellini. Allora, ringrazio Massimo e prendo volentierissimo la parola, anche perché penso si veda dalla mia faccia, io sono particolarmente felice questa mattina non solo di avere qui Amanda Sandrelli, ma avere qui tutti voi, perché finalmente facciamo una conferenza stampa di tutto livello, sia per la presenza appunto dei giornalisti, delle testate televisive locali, ma anche per la presenza di chi permette che questa stagione teatrale possa vivere. E il ringraziamento ovviamente va agli sponsor, alcuni dei quali ho il piacere che siano proprio qui presenti, e mi sembra giusto che lo sponsor, soprattutto in una questione come è la stagione teatrale, abbia un suo diciamo momento di notorietà. Perché dico questo? Perché ritengo che il mecenatismo, perché questo è mecenatismo, dover sponsorizzare una stagione teatrale, non me ne vogliano coloro che poi sponsorizzano il calcio o altre manifestazioni, ma credo che oggi, e l'ho ripetuto in più occasioni, se noi riusciamo a esprimere e a far passare il concetto di cultura nell'ambito, diciamo, nella sua valenza più ampia, io credo che noi quantomeno lasceremo e butteremo un seme che prima o poi dovrà comunque germogliare e rimanere negli anni. Ovviamente noi abbiamo un luogo che è il Teatro Verdi, che è un luogo, diciamo, un monumento storico di tutto livello, anche se è una piccola bomboniera, può recepire soltanto al massimo 230 persone. Però la stagione al Verdi, ormai in questi ultimi anni, ma ormai diciamo dal 2000, dagli anni in cui è stato restaurato, e devo dire che è sempre stato seguito dalle officine della cultura, che anche quest'anno hanno vinto il nuovo bando di assegnazione per la gestione del teatro, e quindi questa è la dimostrazione che chi ha gestito il teatro aveva tutte le qualità professionali per poterlo fare. È chiaro che la stagione di quest'anno ha un valore aggiunto, che è costituito da Amanda Sandrelli, che ci ha fatto l'onore di essere addirittura il nostro direttore artistico, quindi credo che la stagione di Monte San Savino abbia comunque, si connoti con delle eccellenze che dovrebbero, almeno questo è il mio obiettivo, far vedere che sul versante della Chiana occidentale si fa qualcosa, e in particolare a Monte San Savino. Tra l'altro c'è un'attenzione a un tipo di stagione che è sì intrattenimento, ma passando da tematiche molto sentite, che sono tematiche di livello culturale, di livello sociale e civico. Perché era un po' questo che io, insomma, intendevo raggiungere, anche per differenziarsi in qualche modo dalle altre realtà del nostro territorio, per dare un prodotto che fosse un attimino diverso. Anche se magari qualcuno potrà pensare, oddio, chissà che spettacoli noiosi, no? Perché quando siamo un attimino più impegnati intellettualmente c'è subito questa connotazione, oddio che barba, ma in realtà non è così, perché io credo che in questo caso Monte San Savino si deve esprimere come una stagione teatrale che è anche un servizio pubblico. E io in questo ci tengo particolarmente, e vorrei che questo facesse la differenza con le altre realtà del nostro territorio aretino. C'è un altro aspetto che io vorrei sottolineare, non solo il livello ovviamente dei personaggi di cui parleranno poi gli altri che sono qui a questo tavolo, che sono veramente attori e compagnie di livello, ma abbiamo dato anche uno spazio di particolare attenzione a quello che riguarda l'educazione al teatro. Perché se noi non educhiamo le nuove
nuove generazioni al fare qualcosa, indubbiamente si perde un concetto, quindi in pratica il teatro deve divenire esso stesso una specie di parte integrante del proprio DNA, della propria genetica. Quindi io in questo caso abbiamo qui anche Valeria Codini, che sarà colei che seguirà tutto il percorso con i ragazzi, che faranno poi degli spettacoli, non solo lo vivranno ma lo faranno questo teatro, e verrà presentato nei sabati pomeriggi nell'anno, diciamo nel 2016, quindi nella bella stagione. Vorrei anche risottolineare un altro aspetto, perché vorrei dire tante cose ma mi rendo conto che non posso dire tutto, è che noi dobbiamo puntare anche, se ci vengono a teatro due persone, dice ma viene poca gente, non importa, quelle due persone prima o poi diventeranno quattro. Esperienza pregressa, so che se uno veramente inizia un percorso anche con difficoltà, però alla fine i risultati si devono comunque vedere. Io vorrei un attimo ritornare, prima di passare la parola agli altri, anche agli sponsor che sono qui presenti. Abbiamo a moglie l'operatore del Talfim, della signora Lucia Delapi di Lapi Chimici, e il direttore della nostra filiale della Banca Popolare di Cortona, che diciamo è lo sponsor più accreditato e ufficiale. E ci sono altri sponsor che mi preme citare, anche se non sono più presenti, che sono Catene Brass di Tozzi, e poi la salumeria, la salumeria dei sapori della Valdichiana e salumeria di Monte San Savino, che sono di Iacomoni Alessandro e Iacomoni Giorgio, e poi Pensiero Stupendo, che è una ditta di viaggi. Ecco. Detto questo, così almeno non ho dimenticato nessuno, vorrei ancora sottolineare la gioia, veramente la soddisfazione di avere una stagione teatrale di questo livello qui a Monte San Savino. Quindi io mi auguro che veramente questa stagione sia un punto di riferimento e sia veramente un faro, quantomeno di impegno sociale, civico e culturale per tutta la nostra provincia. Quindi io qui chiudo, poi si ritorneranno in mente altre cose, riprenderò la parola e vi ringrazio veramente di essere venuti anche numerosi questa mattina, e quindi io lascio la parola a chi avrà tante belle cose da dire. Ah, dimenticavo un altro aspetto importante per testimoniare quanto siamo sensibili nell'ambito del teatro. Noi abbiamo attivato anche un babysitter angel. Cosa significa? Significa che così i genitori che vogliono venire a teatro hanno l'opportunità di portarsi dietro i bambini, quindi non avere la scusa di dire ma non sappiamo dove lasciare i nostri figli, perché abbiamo attivato con le due associazioni del territorio, la Misericordia e la Croce Rossa, l'opportunità che questi bambini possano essere tenuti e diciamo in qualche modo accuditi tra l'altro al Cassero durante il periodo dello spettacolo. Questa è un'altra sensibilità nei confronti, io direi più che altro, delle mamme, no? Perché bene o male sono loro che vengono sempre penalizzate nel dover uscire, nel dover andare fuori, perché bene o male è la mamma che poi si sente, anche se c'è qualche babbo, bravo, vediamoci. Però ecco, l'idea è stata proprio questa, di avere una particolare attenzione nei confronti delle famiglie e così di dare l'opportunità a tutti di frequentare questo bellissimo luogo che ha appunto il teatro. Bene, allora io andrei subito a Amanda, che è stata appunto questa novità. Ti conoscono tutti, però c'è questo rapporto che Amanda con l'ufficio
della cultura da un po' di anni e anche in particolare con l'Ufficio di Cultura e anche con Monte San Savino, che qui abbiamo prodotto due spettacoli insieme, quindi poi c'è anche un po' affezionato. Allora non voglio ripetere perché l'ho già detto credo l'altra volta, che davvero questo posto mi ha qualcosa che mi fa star bene, non lo so che cosa sia, non credo sia soltanto la bellezza della natura, perché quella insomma un po' tutta la Toscana è bella, ma questo posto c'è qualcosa di speciale che credo dipenda proprio da un incrocio di culture, il fatto forse che sono tante chiese, c'è stata tanta gente diversa, c'è stata un'accoglienza probabilmente. Io penso che le cose un pochino rimangano nell'aria e che i paesi somiglino spesso alle persone che in qualche modo li abitano. E quindi ecco, non è un caso che la prima direzione artistica della mia vita arrivi in un posto come questo. Ho una confidenza con questo teatro. E devo dire che chi non fa il mio mestiere non lo sa che ricchezza c'è in Italia. Cioè io a volte dico a degli amici, dei conoscenti, dico vado a Monte San Savino piuttosto che a Castiglione Fiorentino, piuttosto che ne so, ci sono tanti posti piccoli, cioè, ma c'è un teatro? Perché le persone non hanno idea del fatto che in Italia ci sia una densità di teatri storici, di teatri all'italiana, meravigliosi, anche in posti piccoli. Chi invece i posti piccoli li abita, questa cosa la sa. Chi ha avuto la fortuna di avere appunto una gestione del teatro intelligente ha mantenuto questa tradizione straordinaria che permette di avere nel proprio paese, per quanto piccolo, una realtà culturale specifica, no? Che può essere attenta al territorio, che può essere legata alla storia del posto dove è. Io vorrei riprendere solo quello che diceva la signora. L'intrattenimento è talmente tanto, è talmente diffuso, è talmente tutto uguale che io l'ho sempre trovato abbastanza noioso, ma penso che anche la gente comincia a trovarlo noioso. Cioè l'intrattenimento fine a se stesso, accendi la televisione, è gratis, c'hai di tutto. Il livello, vabbè, è discutibile, però insomma uno sceglie di vedere quello che vuole. Io credo che nel momento in cui una persona sceglie, come diceva appunto, di uscire, anche se in un paese così piccolo è meno complessa la faccenda, non devi parcheggiare, però comunque esci, spendi dei soldi, fai una scelta e vai a vedere qualcosa. Ecco, questo qualcosa deve essere un'esperienza. Non deve essere noioso, ma il fatto che una cosa sia intelligente non fa sì che sia noiosa, anzi, in genere sono cose stupide ad essere terribilmente noiose. Quindi, in questo caso abbiamo un cartellone, tra l'altro, per dire, sia Edoardo Leo che Ascanio Celestini sono due persone intelligenti, impegnate, ma estremamente divertenti e leggere come tipo di teatro. Quindi, penso che si possa, e lo dico per esperienza personale, ho visto veramente il pubblico ringraziare ed essere uscire felice da cose che apparentemente potevano essere pesantissime. Ho visto più interesse per, ultimamente ho fatto delle cose da, non so, Odissea piuttosto che le preghiere, il cantico dei cantici, ho visto più interesse per quello che non per Babar, piuttosto che ne so, insomma adesso non Babar che c'è. Straordinario, adesso non me ne vengono in mente. Per cui non è vero che la gente vuole le cose che ha, la gente è abituata ormai a un livello bassissimo, ma questo è dato dalla televisione principalmente, che non è tutta bassissima, ma diciamo in gran parte. E quindi non ha più voglia di vedere quello, e comunque sia pensare a che cosa vuole vedere la gente non ha mai pagato. Perché non si sa che cosa vuole vedere la gente, quindi in genere io credo, questo lo dico anche dal punto di vista di questa direzione artistica che mi fa un po' ridere essere direttrice di qualcosa, perché non mi sento atta a dirigere niente, che non sia, faccio fatica a dirigere me stessa io nei luoghi. Però ecco, se c'è una cosa che vorrei fare attraverso una direzione artistica è questa, cioè pensare a che cosa abbiamo voglia di dire e di raccontare. No? Che cosa abbiamo voglia di, come diceva
di lasciare, quali semini abbiamo voglia di lasciare in questa terra, perché questo è poi, ognuno col suo lavoro, ognuno a modo suo lascia dei piccoli semi. I semi cambiano di anno in anno, dipendono dagli incontri, no? Noi abbiamo fatto due cose molto diverse insieme, però tutte e due credo con una connotazione comunque di un livello, di una ricerca. Tale madre è sicuramente più leggero di, credo, in un solo odio, però sono comunque due cose non comuni. Io scelgo in base a quello che mi interessa. Diceva dell'educazione, questa è un'altra cosa, se il pubblico non viene educato, e sembra una parola brutta, però è così, cioè se il pubblico non viene abituato a vedere delle cose diverse da quelle che si è abituati a vedere a tappeto, ripeto, in televisione, non apprezzerà mai quello che vede. Cioè l'educazione sta nel teatro, e questo, anche questo lo dico veramente per esperienza. Ci sono posti che io ho visto crescere, ci sono realtà teatrali piccole che sono partite da zero e che con una direzione artistica coraggiosa, e coraggiosa significa uno che si mette lì e lavora, gli spettacoli li va a vedere, non è che si basa su quello che c'è scritto o sul nome, che il nome o quello che c'è scritto può valere anche zero, può essere uno spettacolo riuscito male e lo posso fare io oppure lui, come tutti noi possiamo sbagliare, no? Direttori artistici se li vanno a vedere, se li vanno a vedere li scelgono o addirittura li commissionano, no? E il pubblico si abitua e di anno in anno comincia ad apprezzare sempre di più, fino ad arrivare a poter apprezzare anche cose coraggiose. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, io sto rivalutando tanto il coraggio nella vita, perché ci insegna questa prudenza, dice, bisogna essere prudenti, perché come se la prudenza fosse un valore, sì, certo, forse lo è da giovani, quando si è istintivamente imprudenti, forse troppo, allora si rischia troppo, ma più si va avanti nella vita, più bisogna avere coraggio, invece secondo me non prudenza. La prudenza fa diventare pigri, fa invecchiare, non fa cercare soluzioni nuove, non fa rischiare, chi non rischia non cresce, non va avanti, e quindi un pochino di coraggio ci vuole. Non troppo, no? Nel senso, non è che uno fa un salto, no? Di colpo, quest'anno facciamo un teatro contemporaneo incomprensibile in greco antico, no? Però alzare piano piano un pochino il livello, perché, ripeto, bisogna avere coraggio e fiducia nelle persone. La gente non è stupida come ci fanno pensare da una ventina d'anni, no, non è stupida, è un pochino narcotizzata, quello sì, in generale. Ma neanche poi tanto e neanche poi tutti, e questo lo dimostra il fatto che, ripeto, il teatro nonostante tutto sia ancora vivo, e ogni volta che il teatro è gratuito è pieno zeppo, perché attenzione, questa cosa del teatro, il teatro non è in crisi, il teatro costa come tutto, no? Ha un costo, per forza di cose. Quindi il momento in cui c'è una crisi è ovvio che la gente deve spendere 20 euro o 50 secondo quali teatri, no? Ci pensa. Però il fatto che il momento in cui il teatro, e succede, a me succede spesso per cose, no, sono così, dice, finanziate da dottore, l'ingresso è gratuito, ma la gente fa veramente la fila per entrare, anche a vedere cose alte. L'ultima cosa che ho fatto è stata una cosa al Festival Francescano a Piazza Maggiore, cioè preghiere, salmi, non robina facile, era pieno, pieno. Quindi non è vero, non c'è bisogno di robetta, c'è bisogno di cose di qualità e che non siano noiose. E su questo io, in merito, adesso non voglio prendere merito, io quest'anno ho lavorato veramente poco e niente, sono molto felice di cominciare questa collaborazione, ma devo dare a Luca perché è di Luca, cioè è perché è di Massimo, io non ho fatto quasi niente quest'anno, prenderò i meriti di una stagione che già vedo essere a un livello alto, quindi chi ha lavorato sul campo sono loro, però ecco, non gli avrei dato, come dire, mano libera se non avessi avuto questi anni in comune di esperienze comune, perché io mi fidi ciecamente delle loro scelte, quindi sono molto contenta di aver cominciato questa collaborazione, e il luogo è bello, il teatro è bello,
e ripeto, i luoghi che sono riusciti a mantenerli, i teatri, adesso hanno una marcia in più, anche perché credo che anche il turismo sia veramente sempre più interessato, no? Vedo, insomma, li vedo, i turisti che vengono in Italia sono interessati al lato culturale, che può voler dire anche il vino, anche il cibo, ma anche la cultura, cioè è quello che voglio quando entrano. Li vedi entrare l'altro giorno, ero appunto a Bologna all'oratorio dei Filippini, che è una chiesa sconsacrata, minuscola, e c'era la gente, c'erano i turisti che guardavano sconvolti, cioè non, se tutto questo viene mantenuto da un tessuto culturale può andare avanti, altrimenti si sgretola, quindi insomma, meno male che qui c'è, ed è tenuto bene, basta di leggere. Vado velocemente io. Sarò veloce perché comunque avrete le cartelline, quindi gli spettacoli poi verranno elencati bene con calma nella sua specificità. Volevo dire, volevo confermare quello che diceva Amanda, nel senso che anche a me non piace mai parlare di direzione artistica. Io infatti penso che noi siamo un gruppo di lavoro che lavora nel territorio, comunque nel territorio che parte da Arezzo e arriva fino a tutta la Val di Chiana, e quindi è una cosa, secondo me, un passo ulteriore verso veramente l'organizzazione culturale di un paese e di un piccolo paese, ma comunque secondo me è quello che dovrebbe succedere anche in Italia. Faremo parte anche di una rete che è la rete teatrale Retina, ma anche di una rete che attraverserà tutta l'Italia, quindi insieme a Amanda, insieme a Alessandro Benvenuti, insieme ad altri artisti che ci aiuteranno. Quindi questa è una cosa molto importante. L'altra cosa è l'educazione, c'è un progetto quest'anno molto importante della rete teatrale Retina che si chiama Spettatori Erranti, e Spettatori Erranti verrà fatto quest'anno per Vallata, quindi qua in Val di Chiana un gruppo di spettatori seguirà le stagioni della Val di Chiana e andranno a vedere gli spettacoli insieme, parleranno dello spettacolo prima e dopo lo spettacolo, quindi un pubblico attivo, un'educazione proprio al teatrale fatta al pubblico stesso. Continueranno anche le mattinette per le scuole, quindi c'è un lavoro anche fatto con le scuole, siamo già stati dal preside a parlare, faremo una stagione per tutti i livelli di età, quindi è una cosa molto importante anche. E parleremo, quest'anno la stagione parlerà di storie quotidiane, di storie che parlano dell'oggi, del ieri, del domani, della nostra quotidianità. E quindi abbiamo Edoardo Leo, avremo Ascan Celestini che parla di un Gesù Cristo, se tornasse oggi cosa direbbe, quindi una storia anche molto interessante e divertente. Abbiamo nella giornata della memoria uno spettacolo su Teresina, sono stati ritrovati degli strumenti musicali a Teresina, sono stati restaurati e noi li suoneremo in scena con 14 musicisti e un narratore che parlerà di cosa succedeva a Teresina, è l'anniversario della liberazione, siamo qua a 40, non mi ricordo, no. Vale, un anniversario. si parlerà di Don Gallo insieme a Luca Telese, che è famoso per la trasmissione Matrix. Riallestiremo Il Piccolo Principe, 70 anni di Sant'Esupéry, vari spettacoli, lo Schiaccianoci fatto da una scuola di danza molto interessante, porteremo la danza contemporanea quest'anno dopo tanti anni con Sosta Palmizzi e altre cose molto, una cosa interessante il 4 dicembre, come questo teatro che era caratterizzato anche dal punto di vista cinematografico, faremo un incontro con Angela Terzani e la proiezione del film Adam, il senza nome, l'ultima intervista con Angela Terzani, e questo sarà fatto. Ci sarà un'iniziativa di crowdfunding di Caranica Peruzzi, che è una ragazza con una storia particolare, e quindi faremo un incontro anche con lei. Dove parleremo di coraggio. Di coraggio, veramente, lei ha avuto una malattia, doveva affrontarla in una maniera molto bella, riniziando a fare l'università. Quindi è una cosa molto interessante, quindi la raccolta fondi anche per iscriversi all'università. Parleremo anche di cose anche un pochino più forti, tipo la giornata del ricordo, comunque parleremo delle foibe, faremo un incontro su questo argomento con degli storici, quindi faremo anche degli incontri durante la stagione, grazie all'Interno 43,
quindi tutti gli attori incontreranno il pubblico alle 6:30 con un aperitivo offerto dal teatro, quindi tante cose spazio in tutta la stagione, quindi siamo veramente molto contenti di aver fatto questa stagione. E il prossimo anno Amanda sarà qui nel campo, acquisterà una casa, no? Se mi ci sta, e quindi faremo veramente un'azione di collaborazione vera, magari ricreando qualcosa da zero. No, anche perché davvero ci vuole tempo, cioè il segreto secondo me è proprio quello di una continuità, no? Se tu, ci sono dei posti dove appunto non si riesce ad avere, allora se tu ogni 2 anni cambi direzione diventa un problema, perché tu non riesci ad avere una linea, e i teatri hanno bisogno di una linea, diceva giustamente, di qualcosa che lo caratterizzi, non per fare gli strani, non per fare, cioè, noi facciamo una cosa diversa, ma perché ogni posto ha una sua caratteristica. Noi parlavamo ieri sera a cena proprio del fatto che qui c'è, no, una, ad esempio, una moltitudine religiosa e culturale in questo posto, perché è una caratteristica storica di Monte San Savino. Allora perché non andargli dietro? C'è l'orchestra multietnica, ci sono. Allora, viene voglia di cercare delle soluzioni e delle cose che in qualche modo rientrino. Tra l'altro abbiamo fatto l'anno scorso, no, 2 anni fa, abbiamo fatto una cosa molto bella dentro la sinagoga, dove il pubblico veniva a gruppi, no? E noi raccontavamo una storia, però dentro la sinagoga. Cioè, ha una valenza diversa usare i luoghi, no? Allora, io sono, appunto, a me il coraggio non mi manca, io sono un quanto scelta più che coraggiosa, per cui penso che, ecco, quella sarà la strada, no? La direzione che prenderemo. Da quest'anno, cercando di farci venire idee, di scegliere, di vedere appunto quali sono le cose che ci interessano di più, che ci arrivano, perché poi insomma è anche un po', la vita va un po' anche come vuole lei, per cui vedremo dove ci porterà. Certamente seguendo delle suggestioni e delle storie che riguardino, che appartengano al territorio. E quindi ci auguriamo che anche le persone di Monte San Savino capiscano che questa è veramente la loro stagione, la nostra stagione. E una cosa importante, penso che i cittadini di Monte San Savino vengano a raccontare questo teatro. Massimo. No, non c'è molto altro da aggiungere. No, l'unica cosa che mi preme segnalare è questa cosa che accennava anche Luca, delle due produzioni che vengono fatte in teatro, questa su Terzin, sugli strumenti originali di Terzin, Il piccolo prigione, che significa che i musicisti, gli artisti coinvolti saranno in teatro alcuni giorni a fare le prove e utilizzeranno questa attività anche per incontrare gli studenti, incontrare gli insegnanti della scuola, quindi mettere il teatro al centro, diciamo, di una comunità. Lo stesso quindi vale sia per Terzi che per il piccolo principe, che in realtà è un riallestimento di uno spettacolo che abbiamo prodotto sempre qui, penso 5-6 anni fa, forse. 6 anni fa, quando io ancora non c'ero. Quando c'ero, però c'ero. Non so se sei stata sera. No, non c'ero. E poi appunto, come dicevo, questo rapporto con la scuola e con i ragazzi, con i bambini, per la parte, diciamo, della programmazione curata da Valeria Budini in collaborazione con l'Associazione Gio, che porterà poi per 3 sabato pomeriggio dei gruppi di bambini dalla parte, diciamo, dell'attore, diciamo, quindi fa tutto un lavoro che inizia adesso e va avanti per tutto l'anno, salvo poi a primavera portare, diciamo, i frutti di questo lavoro che fanno i bambini. Quindi è un teatro della comunità, insomma, un teatro di tutti, della città. E io in realtà sono un po' meno pessimista, cioè lei ha parlato di spettacolo con le persone, in realtà la media spettacolo spettatore di Monte San Savino è comunque 108, quindi significa che comunque c'è sempre in media più della metà della capienza del teatro. Questo significa che ce ne possono essere alcuni con 50 e alcuni con 200. Però insomma non è che siamo poi così, sì, bisogna un po' combattere, sì, questo succede dappertutto, non è che succede qui, sì. Dicevo, succede perché appunto la crisi si sente, sì. Questo dicevo è un discorso però che non ci deve buttare giù, perché nel senso quando ti rendi conto che è un discorso anche proprio economico, per cui non bisogna tenere troppo alti, per cui bisogna anche andare un pochino in
incontro alle cose e sperare che sta crisi passi, perché non poi passerà, insomma, c'è tempo. Grazie. Grazie.